Bentrovati nel grattacielo più pazzo del mondo. Siamo di nuovo su Project Aigrais e il grattacielo inizia a prendere forma. Iniziano ad arrivarmi anche i primi consigli e vi ringrazio tantissimo di questo. E inizio subito così col primo consiglio, che era quello di fare un'unità più grande per quanto concerne l'elettricità. Quindi a questo punto farei distruggerei questo. Ok, e farei di corsa più veloce della luce a questo punto, eccola qua, un bel impianto così. Perché non me lo fai? Ho finito i soldi. 2000. Benissimo, li richiedo al volo in banca, non c'è un problema. Va benissimo questo. A posto, poi te lo ripago con calma. Voilà! Vai, abbiamo fatto. Potrei aggiungere anche l'acqua, ma no, per ora teniamolo così. Ora ovviamente avrò dei problemi per quanto concerne il mantenimento di questa risorsa, cioè il mantenimento giornaliero, che sicuramente ora andrà a cozzare molto con il guadagno, però pazienza, pazienza. Ecco qui l'entrata molto elegante. Siete sempre più numerosi, quindi ora dovrò riguardarmi tutto e cercare di capire quale cavolo di persone mancano all'appello. Davvero, guardate, ho due pagine di block notes praticamente con 1000 persone. Allora, facciamo passare il giorno, così arriva la gente e vedo chi c'è, chi manca all'appello, perché qua sotto dovremmo esserci tutti. Sì, ok, fra Luca e Marco Rio ci siete e i presenti ci sono tutti. Facciamo passare questa nottata e ora temo di scoprire quello che accadrà qua. Ammirate, guardiamo insieme da più 383 a meno 152. Lo immaginavo che veniva una botta del genere. Però ora posso comunque espandermi. Qui abbiamo Barbar, Capalbio e Panini da Pietro. Potrei aggiungere addirittura un altro area ristoro. Cerchiamo un po' di capire la soddisfazione. Questi ce l'hanno un po' bassina. Perché? Me lo spieghi? Non me lo dici perché sei rosso, però. L'affitto è troppo alto, dovremmo pagare meno. Più che altro sugli affitti, ma io sono bastardo e ve le lascio così. Ah, servizio di cancelleria. Cavolo. Non c'è in effetti il servizio di cancelleria. C'è corriere e negozio di fotocopie. Va bene, vuoi la cancelleria? Vediamo un po'. Facciamo la cancelleria. Mi sa che è di qua la cancelleria, sai, che questa è per. Ecco fatto. Servizio di cancelleria, non presente ma desiderato dai locatari. E va bene. Là. Ah, ok, corriere. No, per un momento mi sembravano graficamente uguali, non capivo. Bene. Ok, togliamo un attimo la soddisfazione e iniziamo ad aggiungere le persone. Play. Vediamo un po', un attimino, qui ci siamo. CB24, Ferx, sì. Ok, questi sono tutti a posto. Iniziamo a mettere altri uffici. Però sempre piccoli, cosa vuole? Ah, prestigio 2, cavolo, ce ne vorrà di tempo per arrivare a prestigio 2. Ok, vediamo un po' le nuove aggiunte. Intanto un'assicurazione. No, troppo pochi soldi. 105 invece mi interessa un fiscalista. Ok, aggiungiamo un fiscalista, diamo un'occhiatina qui. Ci sono richieste per commercialisti e per avvocati, quindi questo per ora può stare così. Qua, uffici legali. Oh, qua c'è subito uno studio legale. Bene, così l'avvocato lo aggiungiamo. L'avvocato, la richiesta veniva da Roberto Grittini, quindi ti aggiungerò tra poco. E poi abbiamo un ufficio creativo, una richiesta anche per ufficio creativo. Buono, 135. Richiede almeno un punto prestigio che io ho. E quindi benissimo. Spedizione, cancelleria, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Ma andiamo avanti il tempo. E poi abbiamo tutto questo piano qua. Ancora edificabile. Quindi di nuovo uffici e uffici. Vediamo un po'. Assicurazioni tocca metterli per forza. Se no non si scappa. E ho finito tutto. Siamo 000, dobbiamo attendere. Oh, ecco arrivati i nuovi. Allora, questo era Pietro, giusto? Sì, ok. Qui abbiamo un fiscalista che non è proprio il commercialista, ma comunque. Prossimo nome nella lista. Si va in giù e Dio Aesir.
Ora non so se la pronuncia sarà giusta, io ti metto così. Benvenuto, benvenuto con noi. Qua che succede? Quindi da Pietro vende tantissimo, quindi è soddisfatto. Qua abbiamo lo studio legale, si diceva prima. Fermati, signora Margherita, ok, eccola qua che si è fermata. Lo studio legale è l'avvocato Roberto Grittini. Purtroppo è una donna, ma oh, pazienza, Roberto Grittini. Oh, non ho fatto la linea telefonica. Procedo subito. Allora, linea telefonica, ho fatto un errore. Qui perché in giallo? Ora ci penso io. Intanto andiamo a fare la linea telefonica se mi ricordo dove stava. Ecco fatto, linea telefonica. Come siamo a... Mettiamola anche qua. Come siamo invece a elettricità? Ok, tutti serviti, perfetto, perfetto. Ok, e questa l'abbiamo fatto, gli cambiamo giusto il nome. Lo chiamiamo Grittini Studio Legale. Facciamo le cose per benino. Là, cavolo, se le cose le voglio fare, le faccio per bene. Cancello di Weisir e cancelliamo l'avvocato Roberto Grittini. E via, riprendiamo. Qui abbiamo uno studio grafico, avevo una richiesta per uno studio grafico. Mi sembra, ora qui non lo vedo. Non lo vedo, quindi non c'è. Per ora aspettate, però qua potrei fare una cosa. Ho il servizio copisteria. Cosa ha bisogno? L'elettricità, cavolo. Me ne ero completamente dimenticato. Voilà. Ora sei con l'elettricità. Scusami. Questo qui, questa cancelleria, la potrei chiamare Cancelleria Leon Industries. Leons Industries. Ecco fatto. E quindi qui a capo, eccoli qua, c'è Francesca e c'è Giorgia. Quindi purtroppo Leon, ti devi scegliere uno dei due. Ecco qua, però abbiamo un'altra persona a collaborare insieme a Leon, che è questa davanti, dov'è Francesca. Quindi riandiamo in ordine. Allora, intanto cancello Leon Industries. E la prossima è, purtroppo devo segnarti donna per andare in ordine, Leonardo Curto. Dove sei andata a finire? Tra l'altro mi sei scappato quassù. Allora, Leonardo Curto. Leonardo Curto, benvenuto anche a te, benvenuto anche a Leon. Bene, bene. Pietro Craft che va in giro, non so perché sei andato lì. Qui mi sembravo fatto, vero? Vediamo un po'. No, c'è ancora Martina. Allora, c'era una persona che mi aveva chiesto di fare l'avvocato, ma ora non lo trovo più. Quindi... niente. Vado in ordine. Quindi Martina cambierà in... questo è uno studio legale, giusto? Guardate che tutto il video praticamente io che aggiungo persone, cavolo. Roberto Bianco. Roberto Bianco. Ok, benvenuto Roberto Bianco. Qui come sta andando? Qui abbiamo un'agenzia assicurativa che chiede pochissimo. Io vado avanti veloce a questo punto perché qui siamo praticamente fermi. Non so nemmeno chi c'è. Ah, via tutti. Alle 5 chiudono gli uffici. Ok, vediamo come passerà la giornata. Prestigio 2. Ok, e quindi a prestigio 2. Oh, questo era la cosa in più che potevo fare. Cavolo, la Madonna. La Madonna Grossi. C'è problema. Quanto è grosso? 2? Eccoti qua. Guardate e ammirate lo stile. Magari se lo faccio. Là. No, perché? Ho completato l'appalto rendita incrementale. Bonifico di 1.500. Oh, bene. Soldi. Hai accumulato abbastanza entusiasmo. Pubblicità per iniziare una campagna. Oh. Bene, però un attimo, perché io ho visto video... no video, ho visto una foto in cui le persone avevano aggiunto così. Cioè, praticamente era scalare in diagonale, ma qui non me lo fa. Qui dovrei per forza espandermi in qua, ma devo farlo per forza. E qui niente, quindi io l'avevo fatto e sono costretto a tirarlo su. Quindi ho questi due slot che non serviranno a nulla. Però qui hanno un senso, invece. Vedete, no, sarei costretto ad aggiungerlo, in poche parole. Ma andiamo avanti veloce. Vediamo se mi finiscono di costruire qua. Che sono curioso di provare. E questo che è? Ah, negozio piccolo. Io questo qui potrei toglierlo, quindi. Allora, aspettate, voglio togliere questo. Aggiungiamo, quindi, un ufficio giganteggiante. Ora questo avrà chissà quali richieste.
Vediamo un po'. Studi medici, uffici creativi e tecnici, uffici legali. Che richiesta avete però? Non soddisfa i requisiti. Ufficio non soddisfa i requisiti. Cavolo, non soddisfa proprio i requisiti. Farmacia menù. Ah, vuole anche già dei negozi. C'è una potenziale acquirente. Questo che vuole? Richiede una maggiore varietà di ristoranti per la cena. Preferisce i piani alti. Ama essere accanto agli ascensori. Odia le zone rumorose e zone puzzolenti. Allora, il resto andrebbe benissimo, però... però che praticamente vuole più ristoranti. Allora, io qui ci potrei mettere un ristorante. Più che un negozio. Ce ne aggiungiamo un altro. Ecco fatto. Allora, questo è un bar, vero? Sì, e qua ci facciamo un ristorante. Dov'è il problema? Là. E ora non ho fatto tempo a aggiungere nessuno, però ecco, erano problemi abbastanza importanti. Andavano un attimino risolti. E ce l'ho una persona per la ristorazione, eh? Ho proprio una persona che può entrare qua. Ed è Tommy il Saggio. Caro Tommy il Saggio, rinominiamo tutto intanto mentre è notte. Aspettiamo che scorre il tempo. Saggio, se vi piace questo aggettivo sassone. Però, intanto 258, via. Un po' di guadagno lo iniziamo a fare. Provola e mortazza. Mortazza. Vai, l'affitto più basso del previsto, fantastico. Sono tutti contenti. Ok, no, me ne sono accorto. Ok, lì poi ti aggiungo. Ora, gli andrà bene? Ancora no. Perché? Richiede una maggiore varietà di ristoranti per la cena. Ascolta, ora basta, Ce l'ho ristoranti per la cena, cavolo. O quanti di voi? Qui non so che farci. Mettiamoci la carta d'apparati. Tanto siamo a 9 punti influenza. Quando avrò accumulato 10 punti influenza, posso migliorare il mio edificio. Ok. Là. No, qua ha fatto le porte fuori. Ah, beh, ha senso, perché in effetti c'è l'uscita di sicurezza. Ecco fatto. Qui no, qui c'è di sua l'ufficio. L'ufficio ce l'ha di sua l'uscita, volevo dire. Oh, eccoci qua. Allora, com'era Tommy il Saggio, giusto? Tommy il Saggio. Perfetto, benvenuto anche a te. Siete due qua, attenzione. C'è anche Ruggero che cambia nome in... Andiamo indietro. Ristorante, facciamo qua. Gabriele Grittini. Gabriele Grittini. Perfetto, perfetto. Ah, questa era anche un'altra persona che andava modificata. Quindi togliamo Susanna e aggiungiamo Roberto Bianco. O l'avevo aggiunto prima Roberto Bianco. Oddio il dilemma. Ora ti aggiungo, poi guardo. Oddio. È scappato. Non mi ricordo. Sì, l'avevo già aggiunto prima Roberto Bianco. Fermi, c'ho due Roberti Bianchi. Non ho fatto in tempo. Addio. Allora, tanto lo cancello. Ora ti rimodifico dopo. Ah, posso avere... Ah, cavolo. Ora guardiamo un attimino questo. Mandiamo play. Fatemi cancellare Roberto Bianco, se no... Non la finiamo più. Dopo ti sistemo. Tommy il Saggio l'abbiamo aggiunto. Gabriele Grittini l'abbiamo aggiunto. Torniamo indietro. Ok, allora, mentre passa il tempo, io qui ho la possibilità di aggiungere... Dove sono finiti? Eccoli qua. Allora, l'estetica costruisce un ufficio per un decoratore di interni. Per sbloccare migliori consenso sul ramo dell'estetica. Se no abbiamo un politico, devi costruire un ufficio per una lobbistica nel tuo edificio per sbloccare potenziamenti di consulenza. Oppure operazioni, per sbloccare i potenziamenti di consulenza nel ramo delle operazioni. Ditemelo voi, facciamo così. Me lo dite voi nel prossimo video. Operazioni, politica o estetica? Ditemelo voi quale dei tre scelgo e io lo faccio. Aggiungiamo intanto le infrastrutture. Ecco fatto. Io tra l'altro a questo punto potrei quasi aumentarlo in qua, per mettere gli uffici anche da questo lato. Sapete? Farei una prova per vedere quello che succede. Così. E così, voglio vedere se riesco a spostarli, in poche parole, questi qui a metterli lateralmente, se gli arriva uguale. Perché in questo caso qui posso fare uffici piccoli e qui mi allargo. Vediamo un po' come andrà. Ormai facciamo finire la giornata e poi direi che possiamo salutarci. Destinazione, ha ragione, non è possibile raggiungerla. Ecco fatto, ora la raggiungi invece.
velocissimi. Il tutto sta prendendo forma. Qui, come al solito, vogliono o richiedono maggiore età di ristoranti per la cena. E io farò qui un altro ristorante. Dopo però vorrei che, mettendoli troppo vicini, la soddisfazione cala, eh. Sono contenti solo loro. Però, vediamo un po'. Basta questa soddisfazione. Oh. Bene. Fermiamoci qua. Diamoci quindi appuntamento al prossimo episodio su Project Rice. Ciao!